Infatti, certo, ma lì a tutti che sono di tanto che sono intenso con te. E poi stiamo riprendendo. La sicurezza di abitanti tanto che lei sì, ma lo voglio dire pure perché oggi fare con te ho 4% di tutti. Allora senta, rispetto senza questi segni lei organizza un convegno sulla intenzione dove il 95% dei partecipanti sono uomini. Lo fa! Lo fa! Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? No, sta zitta! Ma non tutti. Sì, aspetta un attimo così. No, dai, non importa, lascio esprimere. Allora, signore. Signore, lo fa lei, lo fa. Io informo tutti che sto video riprendendo, se non avete qualcosa di contrario. Discriminazione, perché lei, il convegno, la società femminile. Dove il 95% sono uomini, non lo fa. Un convegno sui disabili, dove il 95% sono disabili, lo fa. Questa, a tutti gli effetti, è una discriminazione. Ecco, però io volevo dire, mi dite le criticità che... L'assistenza personale. Una dopo l'altra. Ieri, la settimana, ha detto... Che la, come ha detto, l'obiettivo principale della gente toscana è fare le residenze per 10 disabili, ognuno. Quello lì è contrarissimo alla fiducia della Convenzione sui disabili, perché l'Italia sarà 1 su 100.000 italiani che vivono in gruppi di 10 persone. Gli italiani vivono o da solo, o col padre, o con un'altra persona. No, cazzo, famiglia, da 10 persone. Viene la saccata e ha detto, questo è l'obiettivo principale della tua stanza. Poi ha detto, fate tutte le lotte che volete, poi vi toglieremo soldi per la vita indipendente e vi manderemo noi per assistenza. Questo qui è calpestare fino in fondo la Convenzione ONU sui disabili. Ci vada lei, signora, ci stia lei, e io gli voglio un assistente, e lei si fa fare il piede, non ci voglio dall'assistente che gli mando io, si fa, ci sta lei, ci sta, questo è quello che ha detto lei. Lei si farebbe pulire di sedere, perché è stata fatta la doccia da una persona che aveva scelto lei? Sì o no? Questa è la domanda che... Questo si fa in ospedale, a volte, non si fa a casa propria. Scegliere il proprio assistente personale liberamente. E assumerlo e formarlo, lei, e formarlo da solo. Lei signora ci sta, non allora, i regionali, esatto. Non ci serve un infermiere o uno che è stato formato da altri che non sono disabili, perché si fanno i corsi regionali dove c'è la formazione tradizionale, teorica, però poi uno, cioè, ma lei magari lei vive la sua vita, ma non è che la vive esattamente come un'altra persona. Allora io come posso formare, io o chiunque altro può formare una persona che andrà a vivere con lei? Io come posso sapere quali sono le sue abitudini? Se a lei piace andare a letto presto o tardi, o mangiare tardi, o mangiare saltare il pranzo, o insomma qualsiasi cosa. Ci deve essere. Allora, allora guarda, io voglio dire no, la formazione la devono fare le agenzie, le persone disabili, le agenzie per la difesa.
fatte per, appositamente per la vita indipendente, solo gli esperti, disabili stessi, e poi ci deve essere la libertà, cosa che questa scelta, che uno può dire, ah, io voglio una assistente qualificato, però posso averlo, ma ci deve essere pure la libertà di dire io non voglio uno qualificato, perché io voglio che sia una persona che la, le spiego io come voglio, cioè questa è soltanto libertà di scelta. Io non, nessuno dice che non dobbiamo formare le persone, però uno potrà scegliere liberamente. Nel Lazio hanno fatto adesso la legge regionale dove dicono che l'assistente assunto direttamente dalla persona disabile deve essere qualificato. Ma perché a me, se mi mandano una persona, no? Se io sono obbligata a scegliere una persona formata in un certo modo, magari, cioè, io non ho libertà di scelta, però io voglio dire un'altra cosa. C'è un fraintendimento in Italia di pensare che la vita indipendente è un tipo di sussidio o un tipo di servizio sociale. No, chiariamo le cose. Intanto invito tutti ad andare sul sito www.eni.it. A sinistra c'è uno dei link che si chiama Miti da sfatare, che è un opuscolo con 9 miti, stereotipi, che uno pensa, che poi leggendo il testo, un testo molto breve e chiaro, che fa capire che abbiamo preconcetti che sono sbagliati. Detto questo, voglio dire che la vita indipendente non deve essere uno dei servizi sociali, no, deve essere la base. Dunque, quando parliamo per esempio del problema dopo di noi, è un problema creato, e mi spiego, se ci fosse assistenza adeguata e piena, diciamo, efficiente, abbastanza, insomma, durante, no, per le persone, i genitori non avrebbero preoccupazioni sul dopo di loro, perché dopo di noi è dopo di loro praticamente, non dopo di noi. Dunque, se ci fosse l'assistenza adeguata, non ci sarebbe nemmeno il problema dopo di loro, perché già sarebbe risolto il problema. Dunque, sulla base di tutto, è l'assistenza adeguata. Allora, il problema in Italia è che ci sono varie leggi, vari provvedimenti, varie, e tanti soldi che si spendono sulla disabilità, però sono spesi male, nel senso un po' qua, un po' là, un po' là, un po' là. Se tutto questo si prendesse, si azzerasse tutto, si andasse in una cosa per dare a tutti assistenza, e che poi ognuno si organizza come vuole, è quello che servirebbe, cioè, perché adesso è tutto dispersivo. Dunque, la vita indipendente di cui, cioè, parliamo noi non è un sussidio, non è un servizio sociale, ma è parte di diritto umano. È un diritto umano. L'articolo 19 della Convenzione ONU. Sì, è un diritto umano di vivere come gli altri. Poi, se a me mi serve un ausilio, soltanto scelgo l'ausilio. Se a me mi serve un assistente sociale e un assistente personale, scelgo un assistente. Se mi servono tutte e due. Dovrei arrivare la maglia a lui, devo fare dei video. È della Marina. Quindi... Grazie. Senza la partecipazione del numero giusto di risultati, del nome a spese di costi con gli assistenti, aveva fatto andare in corso e visto che era il risultato. La competenza è tutta da ospedale di movimento completamente luce. Tante critiche dell'altro giorno con il fatto degli uomini ha fatto l'Italia, per quello che voi consultate poco si sa. Allora, il professor Goldmann dell'Università di Sicilia dice che c'è la cosiddetta industria della disabilità, ed è un paziente che campa sulla disabilità. La compagnia come di ieri e di oggi ha fatto per questa gente qui, non per me. Questo è il problema
per le altre cose, lei non è più fiero. Accidenti, tutti gli anni fanno presente una mostra da giocare per tutti, e via migliaia di persone. Cosa di calunno? Tanto gli appelli che vanno fatto qualche giacco in vicino, in dentro, senza nessuno. Per le altre cose, occhio, avevano scritto lei occhio. L'assistenza come dipende dalle regioni per il tutto. Ok? Sbagliato. Perché la vita indipendente è un diritto umano, quindi dipenderebbe dallo Stato centrale. E questo risolverebbe tutti quei problemi che sono usciti, la disomogeneità e l'applicazione della Convenzione ONU a livello nazionale, perché ogni regione fa quello che vuole. Io vengo dalla Lombardia, dove ogni comune fa i cazzi propri, ma lo so, non solo la regione, ma stiamo lavorando per me. Ma se voi riusciste a superare il concetto dell'assistenza, quindi delegata al 25, ma lo mettete come diritto umano, il diritto di scegliere come e dove vivere, basta fare una legge. Una legge che sia vincolante e che abbia dei diritti esigibili, perché noi ci troviamo ogni anno a dicembre non sapere se il contributo ci sarà dato, non ci sarà dato, ma noi abbiamo stipulato un contratto con il nostro contratto di lavoro. Scusa un attimo, adesso è strutturale, non è più, adesso è strutturale data. Cioè, più una rincorsa di stabilità, ma noi per esempio 15 milioni nel 2017 non abbiamo questo problema. Questo spese male magari, questo è uno dei problemi. L'altra questione degli assistenti formati dalla regione comporta un problema di un dispendio enorme di denaro, perché poi ci costringerà a dover accedere alle cooperative, le quali applicano ovviamente le tariffe altissime, mentre noi possiamo applicare le tariffe sindacali che i commercialisti ci indicano, e a un costo sicuramente minore. Allora, se i soldi non bastano e noi dobbiamo pagare 25-30 euro all'ora a un assistente, le ore che ci daranno sono per prendere la boccata d'aria e non consentirci di vivere una vita indipendente. Quindi noi chiediamo che né assistenti siano formati direttamente dai centri della vita indipendente, dalle persone che hanno una dimestichezza pratica, concreta, e peraltro rappresentano la molteplicità di patologie diverse, di problemi diversi, di esigenze diverse. Perché se io sono un tetraplegico e devo essere aiutato in un modo, un paraplegico o qualsiasi altro. L'altra questione che sta creando confusione, e a me dispiace tantissimo questo, perché non risponde alla realtà, è che si sta creando una guerra tra poveri, no? Rispetto al dotto di noi, quello che io dico, la legge dotto di noi è la vita indipendente, ma non è così. È chiaro che un disabile, io mi sono occupata di disabili mentali nel mio lavoro. Allora, occuparsi di disabilità mentale implica tutta una serie di altri bisogni che sono differenti da chi ha la capacità di autodeterminarsi. Quindi non si può pensare, ora quello che succede tra le associazioni del dopo di noi e la vita indipendente è una conflittualità strumentale che io trovo assurda, perché non è una guerra tra poveri, ma sono bisogni completamente diversi. Allora su questo bisogna fare un discorso di stanziamenti corretti, perché qual è il timore? Se almeno quello che è uscito anche ieri nel gruppo dove io ero, i genitori dicevano, allora
i soldi li danno tutti a voi e i nostri ragazzi non hanno niente. Questo è Vuol dire che ci lascino qualcosa. Io dico questo. Uno... Io vorrei chiederti una cosa, sì, Massimo, come mai sei qui adesso? Sono come convinto. Mai sei tra di noi adesso? Sono convinto. No, come mai sei venuto qui adesso con noi, dopo? Dopo, io aspettavo. No, dai Massimo, lo sai cosa voglio dire? Io perché io non lo so, io sono ti hanno mandato, no, assolutamente no. Questo non la ero presente, sono maligna, questo non la mi manda Stefani. Allora, uno non sta a me difendere l'assessore Saccardi. L'assessore Saccardi ha detto una cosa, si può condividere o si può criticare, è un'altra questione. Lei ha detto che con i famosi con la legge del dopo di noi, lei immagina che in Toscana, con i finanziamenti eccetera, verranno costituiti per ospitare una trentina di persone, mi pare ne abbia detto 33, delle case con un massimo di 10 persone. Questo ha detto. Con un massimo di 10 persone. Comunque, questo è un primo punto. Un secondo punto. Questo è un istituto. La Convenzione ONU dice che ognuno può dare. Ognuno può dare l'interpretazione che vuole. Qui c'è la sottosegretaria che ha un ruolo politica nazionale, che l'applicazione della legge dopo di noi, penso che... Ma cosa c'entra con la vita indipendente? Ma dopo di noi non è vita indipendente. Raffaello ha posto un problema. Non è salito con noi sul palco, è salito con noi sul palco? Sono salito su ben altri palchi, ecco, abbia pazienza. Proprio francamente non l'accetto queste cose. Quello che riguarda la mia persona e la mia coerenza non l'accetto. Il resto si può discutere. Comunque, ascoltate. Allora io voglio finire per dire una cosa, che con tutti i problemi che ci sono, insomma, la regione attualmente dà finanzia alla vita indipendente per una decina di milioni, la regione 9 milioni con tutta la gente in lista d'attesa, perché non ha voluto metterci più una lira, con tutti i limiti 9 milioni che sono quasi l'intero contributo. Allora io dico c'è un problema che non è che ce l'avvelenano, sanno che è nostro, cioè questi li sterminiamo. Scusi, io voglio fare poi una domanda, perché quindi voglio dire in quell'occasione si riprende la discussione e si trovano soluzioni ai problemi, sono aperti. E date le criticità che emergono. Ad esempio, di stamattina, io penso che voi dovevate intervenire. Dunque era un dato falso, puramente falso, e l'abbiamo salvato persone della Sicilia, che sono anni che si occupano.
e sono rimaste veramente, hanno fatto comunicati stampa, cioè, ma come li trova questi dati il governo? Come fa a dare questi dati? Come fa a dire che la Sicilia, che è quella che non c'ha niente di vita indipendente, niente, risulta quella che spende più sulla vita indipendente? Ma controllano, ma perché la regione Sicilia è veramente la peggiore forse di tutti e risultava lì quella che spendeva più di tutti sulla vita indipendente. Però adesso non voglio andare a parlare regione per regione, non vorrei... La civiltà è nemmeno un concetto unitario. Su cosa è la vita indipendente? Perché destinare soldi... Io ho dei passaggi di cercare al massimo di unificare. Okay. Allora, io vi consiglio per prima per cosa dire, no? Di andare a leggere quello opuscolo per uno per la vita indipendente in Calabria, devo dare 1.000 euro in Sicilia, devo dare 1.000 euro se no diventiamo questo si può ascoltando di giorni. Bisogna arrivare a avere le stesse servizi, quello che chiamiamo come vuole vita indipendente. Soprattutto concetto su cos'è la vita indipendente. Allora, signora. Io penso, anche perché l'osservazione che ha fatto Raffaello del mangiare non è piccola. No. Io dico che sarebbe importante che domani mattina, io lo dico segretario, domani mattina voi interveniate all'apertura dei lavori con un intervento di rilievo, con uno spazio di rilievo, in modo tale che questo punto di vista venga espresso non solo qui a me, giustamente al sottosegretario, ma insomma, ecco, ma possa essere, come dire, presentato. Se ti danno lo spazio noi volentieri interveniamo. Però il signore... Certo, una persona, certo. Però... Dottoressa, io vorrei dirle, per iniziare andate a vedere veramente questo opuscolo Mille da sfatare, perché è molto breve, è molto chiaro. Questo è stato preparato in Europa, non mi ricordo adesso era in Irlanda, è stato preparato ed è stato tradotto in italiano. E quello spiega perché c'è un fraintendimento su cosa è la vita indipendente. Io vorrei chiedere un'altra cosa alla dottoressa. Se in questo frangente... Questo incontro può e quale nel caso importanza avere? Che valore dobbiamo dare a questo incontro che lei ci ha concesso? Un impegno da parte sua verso il ministero preposto o allora, verso in base il dirigente? Anche voi, soprattutto se fossero scritte nero su bianco ancora meglio, infatti. No? Fate per venire come ministero il ministero con la mia persona con i dirigenti prende sempre atto di quello e prende in mano le cose che arrivano, le criticità sempre, quindi sicuramente l'incontro è, io non conoscevo perché eravate lì a manifestare, ho letto il cartello, ho letto il vostro volantino perché non sapevo qual era più che avevo letto vita indipendente. Poi, cioè, in Toscana siamo sempre, Massimo lo sa, sul campo di battaglia, vero Massimo? Vabbè, comunque, io sono sempre convinto. Allora, io credo di aver affrontato sempre, proprio per la mia storia, perché non è che non so di che cosa parlate, dico chissà di che cosa parlo, non l'ho letto sui libri, però non lo so. L'ho detto, io ho una sorella disabile mentale, sì, non è facile. Io non ho fatto paramedico tutta la vita, lavoravo in ospedale e facevo studi, quindi mi sono sempre dovuta arrabattare cercando come gestire la persona. Non è facile. Quindi, conosco il problema, scrivetemi quali sono le vostre criticità, sicuramente verrà preso in considerazione quello che voi dite. Naturalmente le competenze tra il Ministero e le regioni e i comuni sono competenze. Per ora, ma se il ministero cominciasse a mettere a disposizione più fondi anche già, le regioni già scritto e già fatto già passato avanti per chiedere, vabbè, Renzi ci ha regalato 5 milioni no stiamo lavorando anche per avere, perché penso
senso che senza risorse. No, l'importante è capire allora, bene qual è il concetto della risorsa. Quello che abbiamo siamo partiti da zero, avevamo zero davvero, non era una battuta. Io sono arrivata senza un euro, guardi, io fare le politiche sociali, io non è facile. Io suggerisco. Zero per fare le politiche sociali, sono arrivata con i vestiti che avevo addosso. Questo lo dobbiamo dire, io questo governo li ha messi, perché è vero, che lei conosce, non perché andiamo per un governo o tifiamo per un altro governo, bisogna dire quello che è vero e quello che non è vero. Questo governo ha messo i soldi, prima io non ne avevo, sono arrivata nel 2014, 2012 era 0 euro, non 50 milioni, 10 milioni, 3 milioni, 10 milioni, zero. Suddiviso per tutte le persone, lo sa perché li ha messi, lo sa quando li ha messi? Era venuta Ileana Argentin con Gelli a un convegno a Firenze e c'era un gruppo di persone di Firenze, fra cui lei, c'è un video che ha messo un giornale locale dove lei parlava all'Argentin, faceva la grande, parlavano del dopo di noi e ha fatto tante critiche sul fatto che la vita indipendente viene ignorata, diciamo, tutti si pensano, però si scordano che le persone disabili, incluse le disabilità mentali, intellettuali, tutti si scordano che devono avere il diritto di vivere come tutte le altre persone in modo indipendente. Il giorno dopo hanno cominciato a parlare di presentare una legge sulla vita indipendente, di mettere 5 milioni. Dunque questo è stato fatto anche grazie a loro che hanno fatto intense, diciamo, critiche ad Argentin che promuoveva il dopo di noi. Dunque, diciamo, 5 milioni era, non è niente. 90 milioni per rinchiuderli in Italia. E 5 per liberarli. Lavora seriamente. Ha detto in Parlamento una cosa terribile. In Parlamento ha detto una cosa terribile, quello che ha detto. Ci ha offeso veramente. E questo io non le ho più perdonato. Lei ha detto che noi ci mettiamo d'accordo con le vacanze, io mi sento offesa come persona a livello individuale, perché io ci metto i miei soldi, combatte, va contro, anche se deve andare contro i partiti o quello che è, lei se ha le sue idee le porta a terra. Quindi Anna, io personalmente non posso, io dico che quella volta lì ha sbagliato. Vabbè, non è presente adesso. Io quello che vi suggerisco è domattina che ora? No, lo spazio per la... ci danno lo spazio per intervenire domattina. Se diciamo concretizziamo perché adesso stiamo passando le chiacchiere. Chiedi, vai. Associazione di vita indipendente. Che ora è il padiglione? Ecco il padiglione. Associazioni che erano 6 persone. Tutta l'associazione. Io ho sempre ricevuto tutto. Scusate, però direi di ascoltare. Non avremo il tempo di andare avanti. Mai a noi. Come si può fare? Non avrei fatto volentieri. Concretamente. Non possono intervenire. Adesso io parlo con la cosa, non ho organizzato il loro mistero. E ci farà sapere, poi noi prepariamo qualcosa di grande, di scritto, di concreto, tra cui pure i modelli in avanti, perché sono quello svedese e quello norvegese. Se voi andate a studiare la riforma che hanno fatto in Svezia nel 93, la riforma di sanità, la riforma sanitaria che ha fatto la Svezia e la Norvegia, e io suggerisco a lei, dottoressa, visto che abbiamo parlato di disabilità intellettive, di cercare su internet la cooperativa JAG, J-A-G, svedese, perché c'è pure l'inglese. Fatemi finire, non mi interrompete per favore, è svedese, J-A-G, perché J-A-G in svedese significa io, però voi se scrivete JAG su Google uscirà una marea di cose, perché il JAG in svedese significa io. Cercate il JAG Disability in inglese, perché c'è molto materiale pure in inglese, dove spiega come anche le persone che noi pensiamo che non possono decidere da sole, ma anche queste persone possono decidere da sole, non da sole, possono decidere con il sostegno degli altri, ma non che decidano gli altri per loro. Questo è importantissimo, è un documento molto, perché io le ho conosciute queste persone, perché ogni due anni si fa il Freedom Drive, una manifestazione che si faceva a Strasburgo, adesso si fa a Bruxelles, al Parlamento,
per promuovere. E lì io ho conosciuto persone di questa diciamo, associazione che sono persone con disabilità multiple e molto quello che in Italia si chiama grave, noi dobbiamo cambiare anche il linguaggio in Italia, ce lo chiedono danni. Allora lì, perché secondo me un po' se si può fare la vita indipendente, lo possono fare le persone, se si scoprirà che lo possono fare anche le persone con disabilità intellettive multiple, poi diventa tutto semplice. Però l'importante è capirlo, concepirlo e capire come si fa. E questo è diciamo, un documento che io vi suggerisco veramente. Sì, guardi, sono tutti gli appunti che lei ha detto. Tutto quello che avete detto che vorrei, è stato verbalizzato. Okay. Che vorrei aggiungere, penso che il sottosegretario sarà disponibile a un incontro con più calma, una specie di piccolo seminario sulla vita indipendente. L'ho fatto con tutti, l'ho fatto con un'associazione con tre persone, perché non lo devo fare con loro. Bene, dai, allora aspettiamo per vedere per una persona perché può capire. Ok, grazie. Se trovate ancora qualcosa, stavolta non è colpa mia.